Protagonista oggi degli incontri della Civica è Francesco Invernizzi, cofondatore insieme ad Alina Bardella della casa di produzione Magnitudo Film. Magnitudo Film è la prima casa di produzione in Italia ad aver utilizzato tecniche 3D e 4K applicate all'arte. I loro film sono un meraviglioso viaggio in 3D e 4K all'interno delle bellezze artistiche italiane. Musei Vaticani 3D e poi 4K è il primo progetto che abbiamo realizzato con Sky, è il primo progetto di natura cinematografica che abbiamo portato avanti con questo tipo di tecnologie. Noi abbiamo portato in Italia quello che fino ad allora era utilizzato soltanto a Hollywood e particolarmente il modo in cui abbiamo girato noi, i rig che abbiamo utilizzato e le macchine che abbiamo utilizzato sono le stesse che abbiamo mutuato da Spider-Man. Prendere la tecnologia utilizzata fino a quel momento solo per grandi produzioni americane e pensare di riportarla in una produzione che nasce insieme a Sky, quindi di natura all'inizio televisiva e poi cinematografica per il tipo di sviluppo che ha avuto, è stato senza dubbio un esperimento importante all'inizio e poi naturalmente ben riuscito. Questo l'ha portato a diventare a breve il film d'arte più visto al mondo con la distribuzione che ha avuto e poi superato dal film successivo che abbiamo fatto, che è Firenze Uffizi in 3D e 4K. Perché hai deciso di abbinare le nuove tecnologie all'arte? Vedi, questa è una sfida, nel senso, io ho sempre amato la tecnologia, ho sempre amato l'arte. Allora è stato un pretesto in realtà quello dell'arte per poter esprimere in una maniera un po' diversa quello che era stata la documentaristica fino ad allora prodotta. Con una realtà in 3D, con la definizione del 4K, in modo tale che fosse un modo immersivo di vivere questo tipo di esperienza, cosa che ci ha premiato con i risultati che abbiamo avuto. Oggi alla Civica presenti un altro film che è San Pietro e le Basiliche Papali di Roma in 3D. Questo è stato un progetto voluto con Sky e col Centro Televisivo Vaticano per riportare il pubblico che in occasione del giubileo straordinario voluto da Papa Francesco non avrebbe potuto visitare Roma e quindi non avrebbe potuto varcare le quattro porte sante. È stato un pretesto per mostrare al mondo nuovamente queste bellezze che noi abbiamo nel nostro paese. Noi abbiamo voluto mantenere il punto di vista del visitatore, qua là regalandogli degli spunti e degli scorci di dove non può andare. Uno per questioni fisiche, quindi le altezze, e il secondo perché ci hanno consentito di andare in luoghi preclusi alla visita al pubblico. Diciamo che ho voluto portare questo esempio per mostrare le capacità tecnologiche oggi disponibili, per cui al di là dei rig e dei sistemi per girare in 3D, ho voluto portarvi tre altri strumenti sostanzialmente da poter vedere, che sono gli elicotteri e quindi come si può girare con l'aereo in elicottero in 3D, come si può utilizzare ad esempio bracci telescopici importanti, quindi stiamo parlando di 15 metri grosso modo di estensione, piuttosto che i Russian Arms, cioè queste auto su cui vengono montati questi bracci che si possono muovere, eccetera, che abbiamo utilizzato necessariamente per muoverci in San Pietro, perché stendere centinaia di metri di binari, voi sapete che è impensabile. Questo esempio per mostrare un po' oggi cosa si può fare nel mondo della produzione cinematografica. Qual è un consiglio che puoi dare agli studenti? Tutta la mia vita è basata su un'unica frase che molto spesso mi ripeto, ma quasi quotidianamente, che è fate le cose fatte bene una volta sola. Questo è il consiglio che vi do.